ovviamente dalla prima vittoria fuori casa, che partita è stata, quanto vale? Sicuramente vale 3 punti, che valgono molto, perché visto come erano andate a livello di risultati in tutte le altre trasferte, vale sicuramente molto. E finalmente riusciamo a dare continuità a una vittoria casalinga. La partita penso che ormai l'hanno vista tutti, è una partita male e fortunatamente credo per la prima volta in maniera poi continuativa la squadra ha dimostrato di sapersi adattare alla situazione, al campo di gioco, all'avversario nella maniera giusta, mostrando in campo quello che è l'atteggiamento che penso tutti quanti gli si chiede. Quali sono le 2 o 3 cose che si sono intraviste che prima non si erano viste nella partita di Pagani? Perché qualcosa è successo? Ma non è successo, è che come dicevamo le settimane precedenti, la squadra ha bisogno di un attraversa e ha bisogno di un processo di crescita che la deve portare ad essere una squadra vera, una squadra tra virgolette matura, ma una squadra che abbia una sua precisa identità quando ci sarà lo sprint finale per giocarsi la promozione. E credo, ecco, che in questa partita, come dici te, si sono viste delle cose che credo non siano né tattiche né tecniche, che magari in altre partite non saranno viste. Se vi dimenziono anche alcune squadre, anche i valori perduti, anche gli ultimi risultati delle altre, insomma, che sta dicendo adesso? Il nostro obiettivo è guardare noi stessi, non guardare nessun altro, insomma, ecco. Noi bisogna continuare questo percorso, bisogna continuare a migliorare e migliorarci in tutto e per tutto. Poi a aprile, marzo, aprile vedremo come stanno anche le altre. Ma magari si può dire che la vittoria della qualità, visto che comunque su un campo, si dice sempre che su un campo brutto in realtà i valori si alzano, però se il Perugia non avesse avuto certi giocatori, non avesse fatto certo tipo di giocate, probabilmente sarebbe stata dura vincere. Ma sicuramente nei gol c'è stata grande qualità, sono stati gol molto belli, ma io credo che sia stata la vittoria del sacrificio più che della qualità. E credo che sia questa la strada da seguire, quello del sacrificio e dell'umiltà, che credo siano 2 valori fondamentali che la squadra deve, che il Perugia, non voglio dire la squadra, ma il Perugia, metto tutte le componenti, deve far proprio. Chiamato in causa atteggiamenti soprattutto mentali, state lavorando, visti gli altri passi della prima parte del campionato, sullo stabilizzare questa maturazione che avvenuta, e come? Ma io credo che le prime due trasferte di questo campionato sono state molto significative per tutti quanti. Io credo che da lì ci siamo resi conto un po' di qual era sotto tanti punti di vista il livello comportamentale e l'atteggiamento della nostra squadra, e quindi da lì in poi credo che gli obiettivi maggiori siano stati rivolti soprattutto a, appunto come hai detto te, a formare un atteggiamento di squadra, un'unità di squadra. Io credo che l'unità, come ho detto spesso anche ai ragazzi, che avere un unico pensiero è fondamentale per vincere. Insigne? Potevo finire io, secondo me. Per scavettare ancora un po'. Il fatto che quando tirava un'aria di pronda, almeno psicologica, società, staff e allenatore abbiano fatto gruppo graniti.
sostanzialmente le stesse cose, dicendo ai giocatori: siete voi che dovete dirci se volete starci o non volete starci. Ecco, questo atteggiamento granitico del gruppo, dal presidente all'allenatore, secondo te non ha influito e molto nell'atteggiamento del quale parlavamo prima, in questo cambio? Ma non lo so, sicuramente la vediamo un po' tutti alla stessa maniera, quindi questo è sicuramente importante. L'unità di pensiero tante volte parte proprio dall'alto, dalla società, quello è l'aspetto principale da cui partono poi il resto delle cose. Sì, ha fatto una buona partita, ha fatto un bel gol. E se prima di questa partita, magari prima anche dell'Aquila, c'erano delle valutazioni che voi avevate in essere anche nell'ottica del mercato gennaio, queste ultime due partite possono aver montato qualche cosa in queste valutazioni, possono aver portato ad altre soluzioni? Le valutazioni le faremo più in là, sicuramente, di come è andata la prima parte della stagione, insomma, e poi parleremo anche con tutti quanti i ragazzi. E allora parliamo delle quattro che rimangono da qui alla fine, cioè in queste quattro partite che Perugia vedremo, perlomeno che Perugia ti aspetti di vedere, continuare a crescere come i segnali darebbero indicazione che si stia crescendo, oppure è stato un episodio l'Aquila e i Pagani? Ma mi auguro che si continui chiaramente il percorso di crescita, questo è fondamentale se vogliamo raggiungere certi obiettivi, altrimenti vuol dire che stiamo tornando indietro, per forza. O si va avanti o si va indietro. Io mi auguro che di continuare a vedere cose positive, di continuare a vedere atteggiamento positivo, di continuare a vedere una squadra che si aiuta, si sacrifica e che giochi e pensi con grande umiltà. Invece per quanto riguarda punti, magari non aveva giocato, insomma, una parola che adesso, tanto così, una risposta anche da un giovane, insomma, che è un altro tipo di risposta, insomma, è importante. No, ma io vedo sempre allenamenti, i ragazzi si impegnano tantissimo, c'è da fare soltanto i complimenti, soprattutto a questi ragazzi giovani che compongono la metà esatta della nostra rosa, che a volte anche giocando poco si sono sempre allenati bene, con attenzione, con grande volontà, sapendo e consci del fatto che sono giovani, che per loro Perugia è parte del loro percorso, che deve essere un anno di crescita, dove devono imparare, dove devono osservare, dove devono migliorare, perché il loro obiettivo è che alla fine di ogni mese, come gli dico io, devono farsi un esame e dire quanto sono migliorato, dove sono migliorato, e se non l'ho fatto, di farsi un esame, insomma, un esame personale. Credo che questo sia molto importante. Conti, come Insigne, come Mungo, si allenano sempre molto molto bene, con grande voglia, ma lo stesso Barison, ne dimentico sicuramente qualcuno, ma veramente stanno portando molto alla nostra causa. Risponderai tutti, o comunque non risponderai, però invece tra i senatori c'è qualcuno che secondo te deve dare di più? Cioè, senti di fare un nome, di responsabilizzare qualcuno che deve fare di più? No, non voglio responsabilizzare assolutamente nessuno. Chi sa di avere le responsabilità lo sa bene, insomma, e ognuno le sue, ma tutti hanno la loro responsabilità. La responsabilità è la squadra, alla fine. Quella è la grande responsabilità. E quindi non mi sento di dover dire niente assolutamente a nessuno adesso. Ho parlato col presidente della Cina? Una curiosità. Messaggi, mail, ma non ho parlato, era chiaramente contento, soddisfatto della vittoria, insomma. Ha detto: mi raccomando sul pezzo, perché dobbiamo continuare così, insomma. Velasco, io ci devo dire.
L'Ascoli è una squadra di grande tradizione, una squadra che ha ottenuto sabato, una vittoria importante per loro, un allenatore nuovo. È una squadra che dobbiamo battere. Sul caso Nocerina, visto che non avevi commentato, sei fatto l'idea di sei fatto. Ma non so, non mi va neanche di commentare. Eravamo nell'albergo dove erano i ragazzi, i giocatori della Nocerina, e poverini. Non voglio esprimere assolutamente nessun giudizio, posso dire soltanto, posso esprimere la mia solidarietà nei loro confronti. Eravate nell'albergo con Lucerina, però non avete notato, questa argomento è un fallo. Avete notato se c'è stato sabato? Io pensavo. No, questo sabato. Okay. No, scusa, allora. Senti, una domanda che devo fare anche su Mazzeo. Si è un po' vagato nelle prime giornate per cercare di trovare una sistemazione in campo. Sei d'accordo che questa dovrebbe essere la soluzione definitiva? C'è un Mazzeo che parte dal primo minuto, che entra nella ripresa, comunque un centravanti di manovra e sta risultando veramente decisivo. Ma Mazzeo sta facendo bene, indubbiamente. Sta facendo bene nelle ultime partite, ma la decisione di dove deve giocare Mazzeo spetta soltanto a Camplone. Camplone è un allenatore molto spartano, nel senso che lui ha tre modi per valutare settimanalmente un giocatore: o lo manda in tribuna, o lo manda in panchina, o lo fa giocare. Quindi valuta per quello che è l'allenamento, per quello che sono le sue convinzioni, le sue idee, e poi fa la formazione. Devo dire che a volte mi sorprende, ci sorprende pure a noi che stiamo tutta la settimana con lui. Non lo so, perché non so dove possiamo arrivare, sinceramente, nel senso che molto dipenderà dall'alchimia, dai rapporti, dalla crescita dei nostri giovani, sui quali abbiamo puntato. Ripeto, se metà della rosa, che è una rosa ristretta, è fatta di giocatori tra il 93, 94 e 92, dimostra il fatto che hanno un'importanza notevole e hanno anche spazio, perché alla fine, essendo in pochi, quindi l'idea su quello che diciamo, non ce l'ho un'idea, non ho idea, perché non riesco a valutare dove si può arrivare a livello di qualità di gioco, non lo riesco a valutare. Però si può ancora migliorare, assolutamente, si può sempre migliorare. Veniamo con te. Tre settimane fa, obiettivamente, anche la presa d'atto della società, anche da parte tua, metteva un po' in discussione le scelte dell'estate, come erano state fatte e perché. Questa rinascita ultima ti dà lo stimolo e la forza di dire: beh, forse tutto sommato non avevo sbagliato poi tanto, oppure lo sapevi e quelle mezze parole di allora non ti avevano fatto né caldo né freddo? Ma guarda, io credo che una società, il Perugia, fa una linea e poi è giusto che la debba seguire fino... La debba comunque seguire. Quelle che sono state le scelte di quest'estate sono state scelte ponderate, sono state scelte fatte con l'idea di costruire una squadra in un periodo di tempo, e quindi cercando di avere, tra virgolette, meno rischi possibili. E assolutamente le critiche fanno parte di questo mondo, è normale. Se uno poi non raggiunge i risultati, è giusto che chiunque può dire la sua, può dire quello che gli pare, insomma, ecco. Io credo che la cosa importante è rimanere da una parte
rimanere lungo la strada tracciata, prendendo atto di quelli che possono essere stati chiaramente gli errori, le cose che non sono andate come uno pensava, le variabili, perché d'altronde abbiamo a che fare, siamo tutte persone. La cosa certa è che ognuno ci mette il suo con la massima trasparenza e con la massima onestà.